bomber di serata, cosa si prova a segnare un gol in Europa con la maglia della Juventus? Ma la soddisfazione è immensa, ovviamente, è il sogno di ogni ragazzo esordire da titolare con gol. Poi penso che insomma, il gol per l'attaccante sia la cosa fondamentale, quindi diciamo che stasera mi è andata bene. E di oggi per la contrada del Montone è meglio che vince il Palio, no? Il tuo gol? Speriamo, anche perché il Palio manca da tanti anni nel Montone, quindi spero sia un augurio insomma, questo per il prossimo Palio. Però tu hai parlato di fortuna, insomma hai fatto un gol da grande opportunista, cioè hai aspettato il cross del capitano, hai tagliato davanti al tuo avversario, l'hai anticipato ad esterno destro se non sbaglio, insomma non è stata tanta fortuna, è stato bravo. No vabbè, ovviamente uno lavora durante la settimana proprio per riproporre quello che in settimana insomma, cerca di fare in partita. E stasera mi è andata bene perché insomma, ero al posto giusto, al momento giusto, con un grande assist di Del Piero. Chi sei andato a abbracciare perché l'hai puntato subito e che complimenti ti hanno fatto i compagni più esperti come il capitano e altri? No, mi ha fatto molto 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 piacere, i complimenti ho ricevuto da ragazzi più grandi come Chiellini, Iaquinta, Del Piero, Krasic, insomma tutti. Del Neri niente, mi ha citato durante la partita anche quando comunque all'inizio avevo sbagliato un po' di palloni e insomma ci ho sempre creduto, quindi mi è andata bene. Forse fosse finita soltanto con un tuo gol la partita sarebbe stato meglio. Sì, ovviamente sì, perché sarebbero arrivati 3 punti e una vittoria all'ultima partita, però comunque il calcio è questo. Insomma un esordio così dal primo minuto te lo sognavi, forse non lo sognavi nemmeno. Era difficile sognarlo, però ci speravo ovviamente in un gol.